Salve a tutti, rieccomi con un'altra recensione. Quest'oggi vi parlerò di un anime, un AV composto da tre episodi di 40 minuti l'uno, risalente al 1987. Sto parlando di Dangaio. Pare che ci sia anche una versione manga di quest'opera, solo che essendo stata pubblicata dalla Granata Press, non so fino a che punto sia stata conosciuta in Italia, visto che la Granata Press, insomma, è fallita, quindi molte opere come quelle della Comic Art sono rimaste incompiute o non hanno avuto il meritato successo a causa di altre testate, di altri titoli più importanti che sono, insomma, hanno avuto una fama migliore, hanno avuto molto più risalto rispetto a queste opere di secondo piano. Comunque la versione VHS in Italia è stata distribuita dalla Yamato Video. Per quanto riguarda gli autori ce ne sono parecchi. Allora, partiamo dal character design, che è Toshiro Hirano, mentre il mecha design, colui che ha curato la grafica dei robot delle astronavi, è allora Shoji Kawamori e Masami Obari, mentre per quanto riguarda l'animazione è Hideaki Anno. Vabbè, la serie, abbiamo detto, quella manga è stata pubblicata dalla Granata Press, che poi purtroppo è fallita. Per quanto riguarda vabbè, il tratto del disegno è del 1987, quindi diciamo che sul finire degli anni 80 si intravedeva qualcosina di carino graficamente, però insomma nulla di eccezionale. Un tratto abbastanza semplice, molto pulito, molto curato, non c'era la computer grafica, però diciamo che le animazioni insomma sono ben curate. Ovviamente non paragonatelo a opere di ultima generazione, perché ne esce veramente mal ridotto. Comunque, per un prodotto dell'epoca era abbastanza carino. Non aspettatevi nulla di eccezionale, nulla di trascendentale. Poi, per quanto riguarda, vabbè, anche la trama e i personaggi, per quanto riguarda il classico robot composto da più astronavi, anche i quattro componenti dell'equipaggio sono i più stereotipati e più diversi possibili. C'è Roll Kran, l'unico ragazzo del gruppo che è un ex soldato, un ex guerrigliero. La sua patria non sono tutti terrestri, non è formata da terrestri equipaggio. Roll Kran è un ragazzo che praticamente era un ex guerrigliero, ex combattente. Un giorno il suo pianeta viene invaso da dei pirati spaziali, i Bunkers, che saranno i nemici principali della serie. Quindi insomma viene rapito, gli viene fatto il lavaggio del cervello e di lui non si sa più nulla. Poi c'è anche Mia Alice, la classica ragazzina insomma sensibile, gentile, che è l'unica terrestre del gruppo. E anche lei insomma ha subito la stessa sorte del precedente membro dell'equipaggio, insomma è stata rapita, gli è stato fatto il lavaggio del cervello. Insomma, tutti i ricordi di tutti e quattro i membri dell'equipaggio insomma sono stati rimossi. Dopodiché c'è Lamba Nom, una classica ragazzina che strilla, urla, quella che si mette a piagnucolare per ogni cosa. Lei praticamente è la figlia di una coppia di regnanti di un altro pianeta che è stato distrutto sempre dai soliti bunkers, i pirati spaziali. E poi per finire c'è Pai Thunder, che è niente poco di meno che la figlia di un capo dei pirati spaziali. Ovviamente lei è stata mandata dallo scienziato il dottor Tarsan, che si è ben visto dal costruire insomma questi cyborg. Diciamo che la missione principale del dottor Tarsan, in classico scienziato pazzo, era quella di costruire quattro guerrieri, quattro armi umane, quattro cyborg insomma incredibilmente potenti, sempre per conto dei bunkers, questi pirati spaziali che hanno dato l'incarico di sviluppare queste armi. I quattro però vengono, insomma, gli viene restituita la memoria, torna la memoria e come al solito, insomma, si ribellano ai loro pirati, ai loro rapitori. Casualmente si trovano sull'astronave del dottor Tarsan, che è dotata, guarda caso, di quattro astronavi, non si sa bene creati per quale motivo. I quattro prendono ognuno un'astronave, chissà per quale motivo, cioè di punto in bianco creano un robot, cioè così. Cioè, senza saperne leggere né scrivere, imboccano quattro uscite di sicurezza, si separano
misteriosamente, insomma, si ritrovano a bordo di queste navicelle, invece di scappare, scoprono che si possono unire, possono creare un robot senza averlo mai pilotato prima, e iniziano a, insomma, a manovrarlo con grande maestria, insomma, a scontrarsi contro questi pirati spaziali che li hanno, insomma, tenuti prigionieri, che volevano schiavizzarli e usarli come arma. Quindi sostanzialmente questa è la trama, dicevamo nulla di particolarmente trascendentale. Quindi, insomma, i quattro sono dotati di poteri psichici e telepatici. E sostanzialmente iniziano a mazzolare i robot che gli vengono mossi contro dai bunkers. Poi, altre curiosità su quest'opera, vabbè, lo stesso autore dal 1991 al 94 crea una sorta di spin-off chiamato Doll, che non ha nulla a che fare con il Zangaio, insomma, riprende i quattro protagonisti e li mette, insomma, in un'ambientazione differente. Poi, altro, vabbè. Ah sì, per quanto riguarda la forma del dangaio, l'aspetto del dangaio ricorda vagamente l'armatura bianca di Ryo dei 5 Samurai. Poi, per quanto riguarda il character design dei mecha, Shoji Kawamori, uno dei partecipanti alla creazione di quest'opera, ha messo mano anche ad opere come Ghost in the Shell, Aquarium, Cowboy Bebop, Macross, meglio conosciuto in Italia come Robotech, Gordian e I Cieli di Scaflone. Da stendere un velo pietoso per quanto riguarda i dialoghi e il doppiaggio italiano, insomma, se proprio volete farvi del male, guardatevelo. Comunque, insomma, non ci sono controindicazioni, restrizioni di sorta, insomma, è un anime leggero che va bene per tutti. Detto questo, vi saluto ancora per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!